MP Play. Videopillole sulla legge Salvini, a cura di Melting Pot Europa, in collaborazione con Lasciateci Entrare. Diritto all'accoglienza. Che tu sia appena arrivato in Italia o vivi nel paese da tanto tempo, la legge Salvini non ha cancellato il diritto all'accoglienza, ma ha tagliato i fondi destinati ai centri di prima accoglienza e all'accoglienza straordinaria. Questo significa che nei centri molti servizi come la scuola d'italiano, l'orientamento legale e l'accompagnamento lavorativo non vengono più forniti. Se hai intenzione di fare richiesta di asilo e ti trovi privo di mezzi di sussistenza, hai il diritto di essere accolto nel sistema di accoglienza italiano. La Questura deve informarti su questo importante diritto fin dal momento in cui manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale. Anche se sei transitato in un altro paese europeo e lì avevi già fatto domanda di asilo. Ricorda che per essere considerato un richiedente asilo devi dire espressamente «Voglio chiedere asilo politico in Italia» e formalizzare la domanda per iscritto. Secondo la normativa, per accedere al sistema di accoglienza e ottenere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, la Questura non può chiederti requisiti non previsti dalla legge, come il domicilio o la dichiarazione di ospitalità. Le misure di accoglienza sono un diritto anche se sei stato trasferito in Italia da un altro Stato dell'Unione Europea, in applicazione del Regolamento di Dublino. Le misure di accoglienza durano fino a quando non hai ricevuto una risposta dalla Commissione territoriale. Se hai proposto ricorso avverso la decisione negativa, hai diritto all'accoglienza, fino a quando non ottieni una risposta dal Tribunale o dalla Corte di Cassazione. Se invece ti trovi in un centro di accoglienza e ti vogliono revocare le misure di accoglienza, devi sapere che lo possono fare solo se ci sono motivazioni estremamente gravi e in ogni caso devono darti un preavviso scritto. È tuo diritto richiedere un pieno ed effettivo contraddittorio rivolgendoti ad un legale di tua fiducia. Se la Questura ti nega le misure di accoglienza o sei vittima di cattiva accoglienza, contattaci o scrivici su WhatsApp. Telefono SOS 39 351 08 63 36.